Allora, nell'ambito delle piante officinali, cioè di queste piante che fanno parte di questi, chiamiamoli sempre tra virgolette, elenchi, noi troveremo le piante medicinali, cioè quelle piante dalle quali si ottengono prodotti che vengono poi utilizzati veramente in terapia, le piante cosiddette aromatiche, che, da cui si ottengono dei prodotti che vengono utilizzati poi nell'industria dei profumi, della cosmetica, in campo alimentare, come correttori dell'odore e del sapore, anche in campo farmaceutico. E poi ci sono altre piante che possono essere fonti di polisaccaridi omogenei, noi li chiamiamo nell'ambito omogenei o eterogenei, che vengono poi utilizzati sia in campo farmaceutico che in campo alimentare. Lì diciamo che questo PowerPoint è tutta una serie di figure, non ha nessuna pretesa, vuole semplicemente colpire l'occhio, ecco, e lanciare qualche idea. Lì c'è un esempio di una pianta officinale di grande interesse nell'ambito del... di tutti gli stati del mondo, che è il rabarbaro cinese. Il rabarbaro cinese è una pianta nota sin dall'antichità, che ancora oggi ha un grandissimo valore sia dal punto di vista della utilizzazione che dal punto di vista commerciale. Un'altra cosa volevo dire, che dalle piante officinali noi otteniamo quella che il professor Imbesi, come ricordava il dottor Abbate, chiamava la droga, ma anche noi ancora la chiamiamo la droga. La droga è la parte di pianta che, contenendo la maggiore quantità di principi attivi, poi viene utilizzata in terapia o in altri campi. E allora, nella parola cinese, la droga è costituita dal rizoma. Quindi droga è un termine generale, non facciamo riferimento alla droga stupefacente. Droga è il termine generale, la parte di pianta che ci interessa di più. E il rizoma, che è un fusto sotterraneo, da questo rizoma si estrae quello che poi chiamiamo un fito complesso, e io ho messo due figure. Uno è il fito complesso estratto, l'altro è l'estratto essiccato, nel quale, se siamo bravi, se siamo ricchi anche, non so, in questo momento, riusciamo a isolare i principi attivi, cioè quelli che sono responsabili dell'azione. Questo è un esempio del tutto generale che si può applicare a tutte le sostanze, a tutte le piante che, di cui adesso noi parleremo. Io ho fatto, come vi dicevo, soltanto una serie di esempi. Questo esempio fa riferimento al papaver somniferum, che è indicato in alto. Se ci fosse la freccia, insomma, si vede là. Non riesco a spiegare la freccia, comunque è là sopra. E dal... prego. Ah, ecco, la freccia l'ho sentita. Questo è la pianta del papaver somniferum. Questo laterale, da quest'altro lato, è il frutto del papaver somniferum. E vediamo che sono stati effettuati dei tagli su questo papaver e venuto fuori un latice, che è bianco, poi all'aria in effetti ingrudisce, e dall'altra parte è raccolto l'oppio. L'oppio è un analgesico stupefacente. Io ho messo la figura di Homer Simpson che sta strillando per il dolore, dopo la morfina si sente bene, mentre la proteina viene utilizzata come un antitussivo. Quindi sono due utilizzazioni terapeutiche di grande interesse e praticamente note a tutti. Queste sono altre piante medicinali, ora da questo punto le chiamo medicinali perché punto l'attenzione solo sulle piante che hanno un'utilizzazione in terapia. Quindi quella è il caldo, Mariano sarebbe il suo nome, di questi caldi ne abbiamo tantissimi lungo le nostre strade, peraltro non puliscono mai, non estirpano erbe, e abbiamo anche questa pianta che è il Silicum Marianum. Il Silicum Marianum, dai frutti del Silicum Marianum che vedete in quella figura giù in basso della cucina piccola marrone, da quei frutti si ricava un complesso di flavonoidi, cioè un insieme, diciamo chiaramente, tre flavonoidi che vengono chiamati tutti insieme timarina. Questo insieme di flavonoidi viene utilizzato come emato-protettore e ci sono tantissimi studi che hanno dimostrato che il tessuto epatico si rigenera molto più rapidamente in presenza di questi estratti di cardo mariano, e infatti questi estratti vengono venduti in farmacia. Noi stiamo parlando di sostanze che sono state estratte dalle industrie, poi sono state confezionate, per mettere insieme i farmacisti che sono qua presenti, sono state cioè approntate in una forma adatta per la somministrazione e per l'utilizzazione in campo terapeutico. Sotto c'è un'altra pianta medicinale che il Fernus bulbus, le cui foglie contengono un alcalide che si chiama bontina, che invece ha un'attività coleretica, quindi stimola sia anche la formazione che il
passaggio della bile attraverso il poledro nell'intestino per favorire, cioè per determinare, per favorire la digestione dei grassi. Quindi anche questi sono farmaci a tutti gli effetti, cioè sono decisamente riconosciuti. Altri esempi di altre piante dalle quali si ricavano principi attivi di grandissimo interesse terapeutico. Di sopra c'è la digitale, digitale sculturia. Le foglie di digitale contengono dei diversi principi attivi, sono indicato qui solo la digitostina, che è una molecola che ha un'attività cardiotonica. E fino a qualche anno fa, cioè prima della comparsa degli ACE inibitori, la digitostina era il farmaco più importante per una malattia gravissima che è l'insufficienza cardiaca congestizia. Oggi chiaramente ci sono anche altri farmaci sintetici che vanno anche questi in quella direzione, però non si può negare assolutamente l'importanza che la digitostina e la digostina hanno avuto e hanno tuttora nell'ambito di malattie veramente gravi. Sotto c'è un altro esempio di una droga che proviene dai paesi lontani da noi, diciamo dall'America centro-meridionale. La droga è la corteccia di un genere, cincona, di diverse specie del genere cincona. E questa corteccia viene chiamata china. Questa china contiene dei principi attivi che venivano utilizzati già dagli indigeni prima dell'arrivo degli spagnoli in quelle terre come febbrifughe. Mentre poi nei primi anni del Novecento venne fuori che da questa china è contenuto un altro alcaloide che si chiama chinina, che ha un'attività antimalarica. Lì nel disegno si vede che la chinina agisce nella malaria su certe forme diciamo cellulari che si vengono poi a trovare nell'ambito della malattia, ma è contenuto anche in questa droga un altro principio attivo che si chiama chinidina, la quale invece ha un'attività sul cuore, un antiestimico cardiaco. Quindi anche questi sono farmaci a tutti gli effetti venduti in farmacia, quindi confezionati, diciamo così, dall'industria. Andando sempre avanti con questi nostri miei esempi, abbiamo poi tre piante appartenenti alla famiglia delle solanacee. Per la donna si scrive il pronomio e il nome delle droghe di cui stiamo parlando, quelle sono le piante con tutte le loro parti. E allora dalle foglie di queste tre solanacee si tira fuori un fito complesso che contiene degli alcaloidi, di cui il più importante, quello più noto, è l'atropina, ma contengono anche un altro che si chiama scopolamina. Dal punto di vista chimico sono sostanze molto simili. L'atropina sicuramente tutti l'hanno sentita nominare perché è una formulazione utilizzata dall'oculista per dilatare la pupilla. Dalla vitriasi, quindi l'oculista quando deve osservare il fondo oculare somministra una goccia di atropina tolfato generalmente, quindi ho messo una lana con la pupilla dilatata per cercare di rallegrare gli argomenti che a volte da pallevi non sono. Mentre la scopolamina ha una utilizzazione, anche questa molto diffusa, contro le cinetosi. Esiste in farmacia un cerotto che viene applicato detonovento molte ore prima del viaggio, in modo da evitare questo gravissimo episodio della cinetosi. Un'altra importanza notevole che hanno avuto la propina e la scopolamina consiste nel fatto che ci hanno consentito di capire come funziona il sistema nervoso autonomo nella sua sezione parasimpatica. Cioè, utilizzando queste due sostanze che sono contenute nelle foglie di queste piante, è stato possibile capire il funzionamento del sistema parasimpatico. Cioè, perché l'atropina e anche la scopolamina sono degli antagonisti sul recettore dell'acetilcolina. Il sistema parasimpatico funziona tramite l'acetilcolina, l'antagonismo blocca il sistema parasimpatico. Quindi tutti gli effetti che si osservano con l'atropina sono gli effetti opposti a quelli del sistema parasimpatico.